Bentrovati. Italidea vi presenta Hexo 6. In prima mondiale vi presentiamo un gioco di società realizzato interamente in legno per giocare sia nelle sale giochi, nei bar, a casa oppure all'aperto, nei picnic, sulle spiagge, eccetera. Hexo 6 è destinato sia ai maschi che alle femmine e si può giocare solo in due giocatori. L'obiettivo di questo gioco è introdurre tutte le pedine esagonali nell'unico buco esagonale che si trova al centro della superficie di gioco. Hexo 6 si gioca con 6 pedine esagonali, una pedina rotonda e un dispositivo di legno per colpire chiamato Striker per ogni giocatore, uno avendo il colore nero e l'altro del colore del legno naturale. Hexo 6 si gioca attraverso a soli 3 turni. Se però un giocatore vince 2 turni di seguito, questo è dichiarato il vincitore della partita. Il colpo iniziale si stabilisce di comune accordo tra i partecipanti che colpiranno le pedine esagonali alternandosi. Per il colpo iniziale si mette la pedina rotonda sulla superficie nera rotonda centrale che si trova davanti ad ogni giocatore e le altre 6 pedine esagonali sistemate una sopra l'altra posizionate sulla superficie esagonale rossa centrale, dopodiché il giocatore colpisce con il striker la pedina rotonda verso le pedine esagonali per spargerle sulla superficie di gioco. I giocatori possono colpire sia le loro pedine esagonali per introdurle nell'unico buco esagonale centrale, sia le pedine esagonali dell'avversario per allontanarle da questo, oppure colpendo le pareti laterali. Se un giocatore colpisce troppo forte una pedina dell'avversario e questa va fuori dalla superficie di gioco, sarà messa sulla superficie esagonale rossa centrale e la pedina rotonda sua sulla superficie rotonda nera centrale per eseguire un colpo di punizione che costituisce 2 colpi di striker eseguiti in seguito. Se un giocatore colpisce una sua pedina esagonale e questa va fuori dalla superficie del gioco, l'avversario ha il diritto di colpire le sue pedine esagonali 2 volte di seguito dalla posizione in cui si trova, dopodiché la pedina esagonale che è uscita va rimessa in gioco dalla superficie esagonale rossa centrale con un colpo eseguito col striker sulla sua pedina rotonda che sarà messa sulla superficie rotonda nera centrale. Se una delle pedine rotonde va fuori dalla superficie del gioco, questa sarà rimessa al prossimo colpo dalla superficie rotonda nera centrale. Se una pedina esagonale si ferma su una delle 4 superfici quadrate rosse che si trovano negli angoli, anche se la tocca solo un po', questa sarà rimessa in gioco con un colpo d'angolo, mettendo la pedina esagonale sulla superficie rossa esagonale laterale e la pedina rotonda sulla superficie rotonda nera laterale dalla parte dell'angolo quadrato dove si è fermata la pedina esagonale, essendo colpita dallo stesso giocatore a chi appartiene. Il vincitore di una ripresa è quello che introduce per primo tutte le 6 pedine nel buco esagonale. Queste saranno estratte e posate fuori dalla superficie di gioco. Il vincitore della partita sarà quello che vince 2 riprese di seguito oppure 2 su 3 se c'è parità dopo i primi 2 turni. Se un giocatore introduce nel buco una pedina esagonale dell'avversario, questa sarà messa fuori dalla superficie di gioco e sarà considerata punto per l'avversario. Il giocatore che toccherà volontariamente la struttura del gioco per cambiare la posizione delle pedine in qualsiasi momento del gioco sarà squalificato.
A livello competitivo sportivo si giocano 3 turni da 20 minuti ciascuno. Alla fine di ogni turno, il vincitore è quello che inserisce più pedine esagonali nel buco, mentre il vincitore della partita è quello che vince 2 riprese su 3 oppure 2 di seguito. Il sorteggio va fatto dall'arbitro e la gara si svolge attraverso un sistema di eliminazione diretta, i concorrenti confrontandosi uno ad uno fino alla finale. Per maggiori informazioni o per degli ordini, contattateci all'indirizzo email italidea.newgames@yahoo.com. Sulla pagina di Facebook Italidea New Games, oppure chiamateci al numero 0040 755 928 525. Credete di fare bene le cose con la mano? Provate Hexo 6.